Amici di TV Gargano, ben trovati. Torniamo con il nostro format G-Sport, il nostro format di approfondimento sportivo sui fatti e sui personaggi di rilievo dello sport di Capitanata. Oggi puntata speciale dedicata ad una giovane campionessa che sta portando in alto il nome di San Giovanni Rotondo. Parliamo infatti di nuoto e ospite oggi qui nei nostri studi la giovane campionessa sangiovannese Denise Perna. Buonasera, Denise. Buonasera. E grazie per aver accettato il nostro invito. Ad accompagnare Denise alla mia destra c'è il fiduciario locale del CONI, nonché amico di TV Gargano, Stefano De Bonis. Buonasera Stefano. Buonasera a E a tutti voi. Stefano vanno anche i nostri auguri in quanto gli è stato da poco rinnovato l'incarico di fiduciario locale CONI per un altro quadriennio Quadriennio olimpico, se olimpico. non andiamo errato. Confermo. Nella cerimonia che si è svolta qualche settimana fa in quel di Foggia. Bene, iniziamo a parlare di Denise. Denise è una giovane nuotatrice classe 2000 che si sta distinguendo ad alti livelli nel panorama del nuoto pugliese. Infatti, qualche settimana fa ai campionati regionali di Modugno ha conquistato la medaglia d'oro nei 100 e nei 200 metri stile libero, quindi un grande traguardo che gli consentirà di partecipare ai Criteria, che sono i campionati nazionali di nuoto che iniziano proprio domani in quel di Riccione. Ecco, Denise, le tue sensazioni dopo la vittoria dei campionati regionali, con che spirito ti prepari per affrontare questa avventura a Riccione? Sicuramente con molta grinta e voglia di vincere, anche perché devo difendere il mio titolo dell'anno scorso. Cercherò di farlo con tutte le mie forze. Ecco, ricordiamo che l'anno scorso hai conquistato una medaglia d'argento, un traguardo veramente molto prestigioso a livello nazionale. Quindi quest'anno punti a migliorarti, punti a loro. Sì, certo, come minimo. Ok, quindi Denise, vediamo, ha le idee molto chiare su quello che vuole e su quello che vuole andare a conquistare in questi campionati nazionali. Ecco, Denise, com'è nata la tua passione per il nuoto? Tu sei giovanissima, sei una classe 2000, hai appena 14 anni. A che età hai iniziato a muovere i primi passi in piscina, o meglio, i primi tuffi? Ho iniziato all'età di 8 anni, però già da quando avevo 6 anni avevo questa voglia di andare in piscina, di entrare in acqua. Non lo so, è spuntata così, volevo sempre andare, infatti chiedevo sempre ai miei genitori, voglio andare in piscina, accompagnatemi così. Poi alla fine sono riuscita a convincerli e abbiamo iniziato questa avventura. È un'avventura naturalmente che ti porta anche a dei sacrifici notevoli, in quanto a San Giovanni Rotondo sappiamo non c'è un impianto natatorio, non c'è una piscina, quindi sei costretta a fare numerosi viaggi tutti i giorni per andare a Foggia, in quanto sei tesserata per una società foggiana, la Pento Tari di Foggia. Ecco, quanti sacrifici fanno i tuoi genitori, soprattutto per seguirti in questa avventura e soprattutto riesci a conciliare tutti gli impegni tra scuola e svago, tempo libero, nonché il nuoto? Sì, allora noi andiamo in piscina tutti i giorni partiamo alle 2:15 da qua per arrivare lì alle 3. Papà mi accompagna tutti i giorni, infatti cercando sempre, siccome sono infermieri, di cambiare i turni e trovarsi sempre uno disponibile ad accompagnarmi e uno a rimanere con i miei fratelli. Sì, è difficile conciliare un po' tutto, nuoto, studio, però cioè, se vuoi trovi sempre il tempo per fare le cose che ti piacciono. Bene, quindi come dire, volere è potere, quindi è un bellissimo messaggio in quanto le tue parole mi fanno capire che comunque non trascuri neanche gli studi scolastici. No, vabbè, io cerco di impegnarmi al massimo in tutto quello che faccio. Si studia pure tanto, però Sono sacrifici che comunque stanno dando i propri frutti. Stefano, già dalle prime risposte mi è parso come Denise sia una ragazza veramente tenace, con la testa sulle spalle. Sì, nonostante la giovane età riesce a
sobbarcarsi tanta responsabilità e tanti impegni che forse per una ragazza di 14 anni non è facile assumersi. È vero, e dalle parole che usa, insomma, si nota veramente la sua determinazione, quindi sono, come dire, segnali che fanno capire che ha talento e ha, come dire, tanta voglia di vincere, e sicuramente questa passione che è nata per questo sport le sta portando delle grandi soddisfazioni e soprattutto delle grandi emozioni, quindi emozioni che poi sono carburante importante per poter, come dire, centrare altri importanti obiettivi, quindi, perché giustamente lo sport è un pilastro importante per la nostra società. Nelson Mandela, per ricordare questo grande personaggio, premio Nobel per la pace, diceva che lo sport ha il potere di cambiare il mondo. Quindi io sono in qualità di rappresentante del CONI su San Giovanni Rotondo, quindi da poco riconfermato, come certo. Ti dicevo all'inizio, e sono contento, sono orgoglioso di poter sostenere il cammino sportivo di Denise. Naturalmente a lei mi lega, mi sono legato a lei attraverso i genitori, che sono dei cari amici, e naturalmente l'impegno che do nei confronti, diciamo, di questa giovanissima campionessa, naturalmente lo darò a, diciamo, tutto il mondo dello sport di San Giovanni Rotondo. Certo. Quindi la mia figura di rappresentante del CONI naturalmente è una figura che dovrà assicurare dovrà assicurare dei contatti, diciamo così, con le istituzioni, ma anche con tutte le associazioni sportive di San Giovanni Rotondo. Certo, un filo diretto tra associazioni e istituzioni. Io sono contento perché Denise mi emoziona, perché penso anche a un altro giovane campione che me lo ricorda alla sua stessa età, Michele. Certo. Pirro, perché Michele l'ho conosciuto più o meno alla sua stessa età, e ricordo che parlavamo di del percorso da fare, degli impegni, dei sacrifici. Naturalmente io sostengo molto quello che l'influenza che ha molto il sistema nervoso su tutta la prestazione. Certo. Non per niente oggi al CONI, per esempio, fanno un seminario su quelli che sono il contributo delle neuroscienze sulle prestazioni sportive. Quindi io con i miei atleti sono uno di quelli che insisto tantissimo, perché non si può soltanto pensare ad allenare la tecnica, allenare il fisico e ignorare completamente. Anche perché sei istruttore di Thai Box, quindi sai bene quanto è importante anche la psicologia nello sport. È importante, ma è importante. Io sono andato presso l'impianto di Modugno a vederla per la prima volta, non sono mai andato in un impianto di nuoto. È veramente stato bello vedere tutti quegli atleti, ma in particolar modo vedere lei in acqua. Penso che lo sport e le istituzioni dobbiamo insieme sostenere Denise, ma sostenere chi nel mondo del tennis, nel basket, chi veramente vuole raggiungere dei livelli altissimi. Ecco Stefano, nonostante a San Giovanni Rotondo ci sia carenza, comunque difficoltà nel reperire nelle vicinanze delle strutture sportive all'altezza, Denise assieme anche, mi dicevi, ai suoi fratelli che comunque praticano anche loro lo stesso sport, sono in acqua, sono costretti ad andare a trovare la piscina di Foggia, quindi tanti sacrifici per i genitori, al quale va il nostro applauso per permettere loro di svolgere al meglio la loro passione, il loro sport. Michele Pirro anche comunque non aveva una pista dove allenarsi. Vero. A San Giovanni Rotondo, nonostante la carenza di impianti sportivi, la tenacia e la volontà di questi ragazzi li porta a fare grandi sacrifici. Questo ci fa riflettere sul fatto anche che ci sono tanti ragazzi che probabilmente hanno talento, forse gli manca quell'ulteriore spinta, ma manca l'impianto. Quindi, come dice il mio presidente regionale del comitato CONI, San Nicandro, che se il sud avesse gli stessi impianti del nord ci sarebbero veramente tanti campioni. Certo. Quindi da apprezzare tantissimo l'impegno che viene dato dall'esempio di Michele Pirro, da Denise, ma ce ne sono altri, che
vogliono veramente ottenere tanto dallo sport. Quindi bisogna incoraggiare questi ragazzi, perché in questi giorni, per alcune vicende che sono successe anche a San Giovanni Rotondo, ho cambiato un vocabolo: praticare sport, ma adesso sto dicendo consumare sport. Bisogna consumare tanto sport, bisogna che le famiglie usino anche questo tema. Consumiamo sport, più sport si consuma e più si guadagna salute. Certo. Il consumo dello sport è come la bolletta, nel senso che più si consuma e più guadagni salute, meno si consuma sport e più guai ci possono venire, diciamo, certo, incontro. Quindi mi riferisco anche dal mondo esterno. Certo. Mi riferisco naturalmente, Denise ha detto bene anche in questi giorni, si chiacchierava un po', lo sport, ecco, ha questa potere anche di farti scegliere ciò che è bene da ciò che è male. Certo. Quindi io approfitto da questa emittente, da Neo Fiduciario Coni, approfitto per invitare tutte le famiglie di San Giovanni Rotondo a investire nello sport, perché lo sport ti toglie dai piedi un sacco di situazioni negative. Mi riferisco a fiumi di alcol che si consuma a San Giovanni Rotondo, e di spinelli, che lo dobbiamo dire, dobbiamo chiamare le cose, tante devianze che sono all'ordine del giorno. Ormai la scienza ha scoperto tutto: chi fuma lo spinello si brucia il cervello, e il cervello non ne hai un altro. Certo. Quindi è bene fare sport, perché lo sport non ti fa pensare certe cose, perché l'organismo si rifiuta proprio non li pensa nemmeno. Assolutamente. Denise, tu pratichi questo bellissimo sport, il nuoto, che comunque uno sport completo a tutti gli effetti. Immagino che una dei tuoi idoli sia Federica Pellegrini. Qual è uno dei tuoi più grandi idoli ai quali hai preso ispirazione? Non tanto la Pellegrini, di più Michael Phelps, che è il più grande nuotatore di tutti i tempi, è americano. È riuscito a fare delle cose che nessuno era riuscito nel mondo del nuoto e in tutti gli altri sport compresi. È il più titolato al mondo. 8 medaglie d'oro in una sola Olimpiade, sì. Quindi è un grandissimo campione. Ecco, Denise, a proposito di Olimpiadi, per te sarebbe un sogno raggiungere? È un grande sogno arrivare alle Olimpiadi del 2016 a Rio, in Brasile. Soprattutto il Brasile che mi attira, ci sono sempre voluta andare, quindi farò di tutto per arrivarci. Beh, se non ci arriverai da atleta, magari chiediamo, certo, al papà subito, di portarti in vacanza per qualche bel traguardo. Ecco, Denise, a proposito di abbiamo parlato dei tuoi genitori, chi senti di ringraziare per questa tua avventura oggi, poi anche la festa del papà, se vuoi, vabbè, puoi lanciare un messaggio a mio padre, che gli faccio le auguri, perché oggi è pure l'onomastico, che mi accompagna tutti i giorni a Foggia, i sacrifici che fa lui fanno in pochi a San Giovanni. Mia mamma, che rimane tutti i giorni a casa con i miei fratelli, perché noi non ci siamo. Il mio allenatore, che, diciamo, gli rompo la testa tutti i giorni e sta sempre lì a incoraggiarmi, a motivarmi. E tutto l'impianto che gira attorno. Quindi tante persone da ringraziare che ti seguono in questa avventura. Ecco, Denise, anche i tuoi amici cosa dicono di te? Forse li trascuri un pochino? No, si trova il tempo pure per uscire, per stare con gli amici, che soprattutto uno mi incoraggia sempre, sta sempre al mio fianco, mi dà la forza di continuare. Ti incoraggia. E sì, questo è sicuramente un bel messaggio. Ecco, Stefano, abbiamo parlato di perenne assenza di strutture. Da fiduciario Coni, come pensi di poter aiutare un po' la comunità a risolvere questo problema? Anche la questione della piscina comunale, come si può fare per venire a capo di questo grattacapo che da anni attanaglia la nostra città? Sicuramente la città ha già diverse strutture sportive pubbliche, quindi mi riferisco alle palestre che appartengono di proprietà del comune, ma anche le palestre della provincia. Certo. Quindi mi riferisco all'IDIS di Maggio. Tra i primi obiettivi è quello di fare in modo che siano utilizzate al massimo, quindi sicuramente ci sono i ragazzi delle scuole che devono utilizzare questi impianti, e anche il pomeriggio le associazioni che ne devono fare uso. Certo. E devo fare un plauso, quindi ho vissuto anche per esperienza, perché insomma sono stato a contatto con l'amministrazione, e
all'amico sindaco Luigi Pompilio per questa idea della cittadella dello sport. Certo. Quindi questi incontri che ho avuto a Roma con Pancalli sono importanti. Quindi speriamo che questo progetto possa vedere quanto prima la luce, perché realizzare degli impianti sportivi targati CONI, CIP, sia per i diversamente abili che per gli abili, diciamo, sarebbe veramente un grosso traguardo. E per quanto riguarda, ci sono degli allarmi accesi, la concessione degli impianti comunali, delle palestre, ma adesso anche con l'assessore allo sport, con Antonio Centra, quindi vedremo modo di sbloccare questa situazione. Poi vorrei stimolare chi ama investire per quello Anche i che privati. sì, per quello che è l'edilizia sportiva. Cioè, ci Certo. sono, il CONI è fatto da 45 federazioni, discipline sportive associate, ci sono gli enti di promozione, quindi sono alcuni sport che sono assenti, per esempio il tiro con l'arco. Quindi penso che se c'è qualche imprenditore che ha dei soldi in banca, che vuole, come dire, investirli anche nell'edilizia sportiva, perché un impianto con il tiro dell'arco o altre più o meno sport affini potrebbe attirare tutto il Gargano. Non Certo. voglio parlare di un impianto di golf, perché già lì è una Un cosa diversa. ragionamento diverso. Però gli imprenditori potrebbero pensare a investire diciamo, sull'impiantistica. Da parte mia io mi farò da tramite, quindi Da da portavoce. portavoce. Sono stato già nelle scuole, ho avuto modo di parlare con alcuni dirigenti e scolastici per cercare di trovare qualche formula, come i college americani per esempio, trovare delle formule, per esempio inventarsi qualche borsa di studio, perché ascoltando anche genitori, cioè questi bambini che vengono, bambini, bambini ma anche Certo, scuole bravo. superiori, che vengono caricati. Ma Stefano, pure a Foggia, ad esempio, sono già partite queste iniziative. Ad esempio, le mie amiche vanno alla mattina a scuola, vengono in piscina, fanno 2 ore di nuoto, Bello. apposta di fare educazione fisica. Bello. Quindi, come dire, Quindi in diciamo altre città Denise questo che modello conosce la realtà di Foggia, come dire, a Foggia già questo già modello decollato. è decollato, forse è un problema più del Gargano e del nostro territorio in Ma questo è particolare. importante anche perché chi amministra la città o chi decide per la città, è vero che lo sport, i risultati dello sport non sono così d'impatto come un edificio. Certo. Per dire, uno costruisce un nuovo stadio, cioè Tizio ha costruito lo stadio, Certo. però come la cultura anche lo sport, cioè, nel senso bisogna crederci, bisogna pensare che gli impianti che abbiamo potrebbero funzionare ancora meglio, però bisogna investire. Certo, ecco, diciamo che Michele Pirro comunque ormai è cresciuto, non ha visto il sorgere di una pista a San Giovanni Rotondo. Speriamo comunque che una piscina che serve agli sportivi, ma serve anche alla comunità, possa veramente Ma realizzarsi. poi non perché uno vuole sempre, come dire, tirare in ballo il nostro caro Padre Pio, ma Certo. lui è stato, come dire, lungimirante in questo, città della scienza e della fede, riferendosi diciamo, all'inaugurazione di Casollievo. Però ecco, scienza e fede, per dire San Giovanni Rotondo, sport e fede, sport e spiritualità Certo. ci sta molto bene. Quindi se, San Giovanni Rotondo, come anche Assisi, c'è cioè il centro federale della Federazione Italiana di Pugilistica, per esempio, quindi ad Assisi. Quindi San Giovanni Rotondo potrebbe, impegnandosi, chiedere anche a delle federazioni di poter investire, di puntare i fari su San Giovanni Rotondo, perché insomma è una città che già è nota in tutto il mondo per il Certo. discorso della spiritualità. E uno sportivo, prima di iniziare la gara, o guarda su, si fa il segno della Certo. croce, insomma un contatto interiore profondo ce l'ha. E Certo. quindi San Giovanni Rotondo potrebbe essere in futuro una location giusta per fare certi tipi di E noi ragionamenti. lo speriamo vivamente. Andiamo in conclusione di questa nostra puntata. Denise, speri che nasca questa benedetta piscina qui a San Certo, Giovanni. ma io ho sempre sperato e invito il sindaco e tutti a provarci almeno a costruirla. Come Questo. dire, aspettiamo Aspettiamo, tempi migliori, speriamo. speriamo, come dire, che non dovrai diventare grande come Michele Pirro per vedere la piscina, anzi noi ti auguriamo di Ma anche per andare. tutti gli altri giovani, perché frutterebbe un casino di soldi, perché si riempirebbero gli alberghi se organizzano gare.
Quindi verrebbero tutti gli altri atleti ad alloggiare negli Giovanni, alberghi. Certo. E quindi c'è anche un giro economico ma in donna. Cioè, lei, ecco, così giovane, già esperta no, ma infatti, di marketing. Ma lei ha tocca dei tasti importanti, perché questo si chiama turismo sportivo. Assolutamente. Quindi voglio dire, fatto riflettere su questa cosa. Perché andando pure a fare le trasferte fuori, cioè, si vede che gli alberghi quando arriviamo noi si riempiono. Anche perché ho saputo che Riccione ora 4.000, in questi campionati, in questi criteria che inizieranno domani, farà registrare il tutto esaurito negli alberghi, quindi pensiamo a una manifestazione del genere a San Giovanni Rotondo, cosa potrebbe portare. Bene, noi andiamo in conclusione di questa puntata. Denise, noi di TV Gargano ti facciamo il nostro sincero in bocca al lupo e ti aspettiamo di nuovo qui a tuo ritorno, magari con la medaglia d'oro. In bocca al lupo. Proviamo. Facciamo questo patto, sì, se okay. Vinci ci vieni a ritrovare i nuovi. In bocca al lupo anche da parte del CONI, quindi lo struttore di Foggia, dal nostro delegato provinciale, il professor Domenico Di Molfetta, che è impegnato anche nel mondo della scuola per lo sport. E di tutta la città, di tutto il Gargano, quindi noi speriamo. Dai il massimo, vedrai che i risultati saranno alti. Ci provo. Grazie Denise, in bocca al lupo. Grazie Stefano, anche a te, ci risentiamo magari sicuramente nelle prossime settimane. Anche con voi, amici di TV Gargano, l'appuntamento è per la settimana prossima.